Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, dove potete trovare idee per ricette healthy, veloci e facili. Se vi piacciono video di questo genere mettete un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina e seguitemi sul mio profilo Instagram e sulla pagina Facebook, dove pubblico tante altre ricettine di cui non faccio i video. Oggi vi faccio vedere come preparo questi buonissimi pancakes cereali. Sono appunto dei mini pancakes, però ottimi da gustare proprio inzuppati nel latte, come se fossero dei normalissimi cereali acquistati al supermercato. Prepararli è semplicissimo, basta mescolare proprio esattamente così come facciamo con i pancakes: la farina, il lievito, lo yogurt greco e l'albume. In questo modo avremo dei cereali veramente sani, senza zuccheri e senza altri grassi aggiunti. Come avete visto, ho messo nella ciotola la farina di avena. Qui ho messo esattamente 70 g di farina, 120 g di yogurt greco e 120 g di albume, più 6 g circa di lievito. Vi lascio in descrizione tutti gli ingredienti e i link diretti dove li acquisto. Ora mescolo bene bene con una frusta per togliere tutti i grumi e deve venire un impasto molto cremoso. Faccio riscaldare una padella perfettamente antiaderente e vado a versare circa un terzo dell'impasto. Muovendo leggermente la padella cerco di stenderlo per renderlo più sottile. Lo spessore lo potete decidere benissimo voi, tenete presente però che più il pancake sarà sottile, più i cereali verranno croccanti. Una volta cotto da un lato lo vado a girare e faccio cuocere qualche altro minuto anche dall'altro lato. Ora metto il pancake sul tagliere e lo andrò a tagliare con una formina molto piccola rotonda. Io sto utilizzando il beccuccio di una sac à poche, però potete utilizzare appunto qualsiasi tipo di forma che voi avete in casa, oppure potete tagliare direttamente a quadratini il pancake. Ci vorrà giusto un pochino di pazienza. Ora che ho tagliato tutto, raccolgo tutti i pezzettini di pancake e ovviamente non si butta via niente. A questo punto potete già utilizzare i pancake morbidi in questo modo, oppure passarli in friggitrice ad aria o benissimo anche solo in padella per renderli croccanti. E ora non vi resta che sgranocchiarli da soli oppure tuffarli in una bella tazzona di latte o di yogurt. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, condividetelo sui vostri social e con chi potrebbe essere interessato a questa ricetta. Se vi va seguitemi anche sul mio profilo Instagram e sulla pagina Facebook, dove pubblico tante altre ricettine di cui non faccio i video. Detto ciò vi saluto e vi aspetto al mio prossimo video. Ciao ciao!